Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dal vostro TheoxLash. Oggi siamo tornati per unboxare finalmente questa tastiera della Razer, esattamente il modello Sinosa Chroma, che ho voluto scegliere come sostituta della mia tastiera dell'OK meccanica. Trovate dei video appunto sul mio canale al riguardo, per sostituirla soprattutto a causa della rumorosità che in quella tastiera era veramente esagerata. Io ho cercato una tastiera dal giusto rapporto qualità-prezzo e la mia scelta è ricaduta su questa tastiera, che è a membrana specifico della Razer, anche perché ho il mouse ormai inseparabile, il Naga 2014, che completerà insomma tutto il mio setup delle periferiche dedicate al computer. Va bene, bando alle ciance, andiamo direttamente a spacchettarla. Ok ragazzi, apriamola assieme. Ecco, qui c'è la tastiera a prima vista. Togliamo questi cartoni. Ecco, diciamo una confezione che non... perché non sto vedendo nessun manuale al riguardo. Vediamo se saranno sotto. Sì, c'è un manuale sotto, quindi andando alla tastiera la metto da parte, che adesso la andremo ad aprire assieme. Vediamo un attimo il manualetto, sicuramente spiegherà tutte, infatti sarà un manuale rapido. Ecco, i due stampini della Razer, bellissimi, questi li conserverò, li metto qui da parte. Questo è un manuale rapido ovviamente per le istruzioni e quant'altro. Vabbè, a noi non ci interessa, anche perché poi scaricherò il programma per configurare tutti i LED e quant'altro. Andiamo a spacchettare questa tastiera. Ovviamente qui c'è il tappo copri USB con la barretta dell'USB illuminata di verde, fantastico. Qui c'è un laccetto che tiene il cavo, realizzato in gomma, con anche la scritta Razer, il cavo ovviamente di, mi sembra bello, di solida fattura. Adesso spacchettiamo insieme la tastiera. Diciamo che come peso non è troppo pesante, anzi è abbastanza leggera, me l'aspettavo un po' più pesante, ma comunque... Ok ragazzi, questa è la tastiera, scusate per il cambio di inquadratura, ma l'ho voluta mettere al sole per farvi vedere un po' più di dettagli. Ecco, qui abbiamo la plastica, diciamo, con un effetto ruvido molto bello al tatto. Qui il logo della Razer e qua tutti i tasti. Faccio sentire un po' come suona. Ok, tipico suono delle tastiere a membrana. Qui abbiamo l'enorme connettore della tastiera, ricordiamo che ovviamente è una tastiera dotata di LED RGB per ogni singolo tasto, quindi tutti altamente personalizzabili attraverso l'apposito programma della Razer. Ok ragazzi, sto inquadrando il dietro per mostrarvi questa piccola particolarità che ho appena visto, ovvero che il piedino per sollevare la tastiera in realtà è un doppio piede, perché abbiamo quello più alto, cioè questo, e poi una volta si è abbassato abbiamo anche un altro piedino piccolino, per chi vuole appunto l'altezza tra virgolette un po' più regolabile. Che dire, come prima impressione mi è piaciuta questa tastiera. Certo, si vede che non è un prodotto premium, non è fatta di metallo, ma comunque è sempre molto molto soddisfacente, la qualità costruttiva rimane sempre di alto livello. Questa è la tastiera per intero e presto realizzerò un video anche in accoppiata al mio mouse. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video, ciao.